benvenuti a questa diretta. Io mi chiamo Gemma Gemmiti e sono della casa editrice Gemma Edizioni. E abbiamo ideato due progetti quest'anno per cercare di stimolare la lettura attraverso la scrittura. Due progetti che vedono coinvolte le amministrazioni comunali di tutta Italia, con due progetti particolari: una città da favola, riservato ai comuni che hanno ricevuto dal CEPEL, dal Centro per il Libro e per la Lettura del Ministero della Cultura, la qualifica di città che legge, e un altro progetto che si chiama Favole al telefono, destinato a tutti i comuni d'Italia, che vedrà coinvolti i bambini e i ragazzi insieme ai loro nonni. Oggi siamo qui per festeggiare la Giornata Mondiale del Libro insieme a voi e insieme a tantissimi sindaci e assessori comunali che hanno deciso di dare il proprio apporto alla cultura attraverso questo nostro progetto. Siamo collegati con 15 amministrazioni comunali, delle tante che hanno già aderito, e speriamo che altre lo faranno in seguito, magari anche a questa diretta. Il nostro intento come casa editrice è da sempre, noi siamo nati a dicembre del 2015, è da sempre quello di creare una nuova generazione di lettori attraverso la scrittura. E devo dire che ci stiamo riuscendo. Quello che vedete alle mie spalle sono parte delle più di 100 pubblicazioni che sono uscite finora con le scuole di tutta Italia, e sono favole, sono fiabe, sono racconti, poesie, ma sono anche guide turistiche. Quest'anno nasceranno i primi due libri di ricette. Vogliamo parlare della nostra Italia dagli occhi dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Vi faccio vedere un libro presentando il primo comune che voglio appunto farvi conoscere, è Castel San Pietro Terme. Questo libro qui è quello che ha dato vita un po' a questa idea. E racconti a Castello. Lo scorso anno noi lavoriamo tantissimo con le scuole. Lo scorso anno ho conosciuto una dirigente della direzione didattica di Castel San Pietro Terme, la professoressa Giovanna Chianelli, e ci siamo trovate veramente in sintonia. Anche lei, come me, ma come tutte le dirigenti e co come tutti gli insegnanti, amano la lettura e credono che nella lettura ci sia davvero il senso, no, del costruire la persona che saremo quando siamo bambini. Quindi noi che lavoriamo con i bambini, abbiamo anche questa grande responsabilità. Quindi volevo intanto presentarvi la professoressa Giovanna Chianelli, che ci può dare veramente una testimonianza di come possa un libro cambiare anche l'idea che un bambino ha di se stesso all'interno del libro. Mi spiego meglio. Certe volte il libro viene visto come qualcosa di distante da noi, no? Ma nel momento in cui io lo sfoglio e trovo il disegno che ho fatto e trovo il racconto che ho fatto, che ho colorato, che ho magari fatto vedere a mamma o papà, in quel momento io capisco che questo libro parla anche di me e comincio a leggere il libro in questa maniera, con questo atteggiamento. E poi accade che diventa anche contagioso. Magari non mi accontento più del libro che ho scritto io, ma comincio a leggere anche gli altri. Ebbene, questo è quello che è accaduto a tantissimi bambini e ragazzi che hanno preso parte ai nostri progetti. Io dico grazie ai sindaci che stanno dando supporto, perché in questo momento, diciamocelo, non è semplice portare avanti anche un progetto culturale del genere dove c'è molta sinergia, no? Loro hanno voluto dire di sì, perché nelle priorità c'è anche la cultura, e sono veramente felice di questo. Giovanna, raccontaci della tua esperienza come dirigente poi quando hai aperto gli scatoloni e hai trovato questa meraviglia. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, buongiorno a tutti. Questa è una bellissima occasione di condivisione di cultura e di bellezza. Io sono grata a Gemma che ci offre queste bellissime opportunità. E Gemma l'anno scorso mi ha contattato per propormi questo progetto che per me è stato contemporaneamente la realizzazione di un sogno e anche una grande spinta culturale. E quindi la mia scuola l'ha accolto favorevolmente, abbiamo fatto un lavoro congiunto tra le quinte della scuola primaria e i 5 anni della scuola dell'infanzia che hanno fatto tutta la parte dell'illustrazione del libro. Ed è uscito fuori un progetto che ha, come dire, disperso bellezza. Ecco, disperso bellezza e in qualche modo ha contaminato, perché come dice giustamente Gemma,
La cultura fatta in un certo modo diventa contagiosa e i bambini che hanno coinvolto, poi purtroppo pensate che noi l'anno scorso l'abbiamo fatto in pieno lockdown, cioè noi le bambini erano per la prima volta a casa con la didattica, potete immaginare a distanza le prime esperienze, comunque poi alla fine ce l'hanno fatta tutti e il bello è che seppure a distanza è riuscito tutto nei termini e oltretutto le famiglie hanno tutte partecipato e quindi è diventato, diciamo, un gioco del paese, per questo poi piccoli racconti da castello, perché il paese in qualche modo ha partecipato. Poi io ho un grande privilegio, sono una dirigente didattica di un comune che è molto attento alla cultura, è un comune che, come dice il sindaco, che purtroppo non c'è, e poi come dice ovviamente l'assessora che invece c'è, e per la scuola ci sono sempre ed è proprio vero, e quindi mi ritengo veramente tanto fortunata, perché il sogno di creare cultura e di contaminare i luoghi di bellezza lo riesco a realizzare in parte perché l'ho condiviso con Gemma, ma in altra parte grande perché il comune si spende per la scuola sempre e trova anche le risorse che, diciamolo, oltre al fatto che in questo momento di difficoltà di relazione c'è anche una difficoltà di reperimento di risorse, invece il comune di Castel San Pietro è veramente un comune sempre molto presente, qui io quindi sono particolarmente grata di lavorare in questo posto e sono particolarmente grata per aver avuto il privilegio di conoscere Gemma, che mi ha permesso la realizzazione di un sogno a me e ai miei bambini.